Watch Day, siamo con Francesco Zaccariello, presidente dell'Associazione Italiana Studenti di Farmacia Napoli. Questo è il tuo quarto Watch Day, dicevi il primo da presidente, purtroppo sarà anche l'ultimo perché il tuo mandato termina oggi. Una splendida giornata, tanta emozione, l'AISF è fra gli organizzatori tra l'altro di questa giornata. Quanto è importante per voi studenti l'opportunità offerta da questa azienda? Sì, in realtà l'AISF è proprio l'associazione che ha fondato insieme al dottor Luigi Guacci questo evento. Come ha anticipato, è la settima edizione. Per noi, io penso che sia un momento fondamentale per la vita dello studente. E uscire, avere l'opportunità di poter uscire fuori dalle mura universitarie ed entrare, diciamo, in contatto con quello che poi sarà il nostro futuro professionale è fondamentale. È fondamentale ancora di più in questo periodo che sta vivendo la nostra società e in particolar modo la nostra professione, un periodo, diciamo, di totale crisi occupazionale. Secondo me il segreto, oltre al fatto che noi studenti non dobbiamo scoraggiarci assolutamente, ma il segreto è arrivare preparati nel momento in cui finisce il nostro percorso universitario, quindi al termine della carriera accademica, non dobbiamo farci trovare impreparati ed eventuali opportunità lavorative. Quindi ecco, le occasioni per poter uscire fuori dall'università, dalla nostra associazione vengono sempre ben accolte. Oggi è stato davvero molto interessante, abbiamo potuto, diciamo, toccare con mano quello che è la distribuzione intermedia, quindi portando circa 200 studenti a visitare l'azienda Watch, che è un'azienda leader in Campania. Quindi l'associazione è sempre orgogliosa di poter portare avanti questo tipo di iniziative. Sicuramente un'occasione fondamentale per gli studenti per comprendere anche quello che sarà il loro futuro ruolo di farmacisti nella società, un ruolo che, come dicevamo proprio oggi, va ridefinito e tutelato. Sì, assolutamente, assolutamente. È un periodo di cambiamento, ma io credo che, ecco, il cambiamento deve partire proprio da noi studenti, quindi non dobbiamo assolutamente demoralizzarci, anzi ci resta solo rimboccarci le maniche. Siamo noi il futuro della professione. Assolutamente, è un cambiamento che parte dai giovani e, come giustamente ricordava il presidente dell'AISF, è importante che siano proprio loro a tutelare e a ristabilire il ruolo del farmacista in Campania e anche a livello nazionale. Grazie. Grazie ancora a voi, ho avuto il piacere di rivedervi dopo la campagna di sensibilizzazione che abbiamo organizzato a dicembre e quindi grazie ancora alle telecamere di Rode TV e Federico TV. Grazie a Francesco Zaccariello.